intanto posso dire che per me interpretare Dacia Maraini è una felicità, perché io trovo che quasi tutta la sua scrittura sia teatrabile, cioè teatrabile o teatralizzabile, anche filmabile, perché molti film sono stati tratti dai suoi libri, ma ora io parlo, ecco, dunque recitarla per me non è stare nelle pagine di un libro, ma stare con le parole in piedi, ecco, e dare voce come messaggero a questa storia, per esempio, che ci aspetta questa sera, che mi aspetta, che è una storia anche così, che credo abbia colpito per la sua suspense, per il suo cup del teatro che Dacia ha trovato modo di inserire, e che mi fa anche, oltre che interpretare un uomo, Gabriele D'Annunzio, anche un uomo che si esprime abbastanza, come posso dire, in modo sontuosamente erotico, ecco. Dunque io sono contenta quando mi accingo a questo lavoro che amo, ma soprattutto quando recito dei testi che sento. È un grande gioco, un grande piacere, spero anche naturalmente per gli altri, no, sì, per gli altri, per quelli che sicuramente volevo dire. Sicuramente sarà un grande piacere. Sì. È un grande piacere, anche perché abbiamo saputo del grande successo comunque in ogni posto in cui queste lettere d'amore sono state portate, hanno lasciato il segno sicuramente. Sì, sì. Io ho avuto una prova di come sia audace questo testo da una sera pomeriggio in televisione, una trasmissione dove ho fatto un brano un po' più accorciato. In questa trasmissione c'erano anche molti ragazzi e io ho fatto la voce da uomo, meno da uomo, mi è stato detto, perché ero intimidita, ecco, intimidita anche perché questo uomo si esprime, torno a dire, con questo linguaggio caldo, erotico, eccetera, ecco. E dunque io sono stata come un po' ritenuta, penso che questo fosse dovuto alla televisione, ai ragazzi che erano lì, e al diaframma, che di conseguenza io ero anch'io diaframmato. Mentre invece anche lì poi è piaciuto moltissimo, perché comunque io penso che Dacia Maraini sia anche, come io amo pensare, un cowboy, cioè spara là dove ecco, e dunque ogni parola secondo me spara. Ogni parola ha un'importanza straordinaria per Dacia Maraini, ha il gusto. Ogni parola è necessaria. È necessaria. Allora non c'è intorno tutto un panorama di parole, diciamo così. Ci sono tutte le parole necessarie. Io anche naturalmente mi sento un po' pistolero, anch'io, perché come messaggero della scrittrice cowboy, anch'io devo pure mirare. Mi dispiace che questa sera non possa esserci, perché in qualche modo mi fa piacere quando lei mi dice che sono stata brava. A te lo dico comunque. Che bello.